Ciao, sono Lucia Attolico e oggi voglio parlarti di gelosie tra fratelli. Beh, intanto nasce nei confronti sia dei fratelli maggiori sia dei fratelli minori. Il figlio geloso ha paura che il fratello possa far diminuire l'affetto dei genitori nei propri confronti. E allora cosa succede? Tra gli adolescenti, ad esempio, c'è sempre un fratello che stuzzica l'altro fratello, un fratello che fa in modo da litigare con l'altro fratello. Lo stesso vale per le sorelle, per i fratelli e sorelle insieme. Io parlerò di fratelli per comodità. Allora, succede che si stuzzicano, che poi si vada dai genitori a dire: è mai stato lui, è mai stata lei. E si cerca in qualche modo di carpire l'affetto dei genitori e si tende a dare maggiore attenzione a questo figlio sofferente. Ma quello che succede nella mente del figlio sofferente è questo: ah, bene, mi danno più attenzioni, quindi avevo ragione io a pensare che loro stessero dando tanto affetto a mio fratello. Adesso mi danno le attenzioni per mascherare il fatto che stiano dando il maggior affetto a mio fratello. Bisogna dare più spazio alla collaborazione tra fratelli. Facile a dirsi, ma come si fa poi nella realtà? C'è un modo molto semplice per far sì che un fratello geloso smetta di fare tutti i suoi giochetti, diciamo, nei confronti dell'altro fratello. Ed è pacca sulla spalla e gli dice: adesso basta. Con questo tono, adesso basta. Lo so che l'hai già fatto, ma se ci pensi bene, non avevi esattamente questo atteggiamento. Sappi poi che tuo figlio se la prenderà, si arrabbierà, urlerà. Non pensare che quando diamo dei consigli noi psicologi i figli reagiscano immediatamente, magicamente bene. No, assolutamente. Tuo figlio se la prenderà, si arrabbierà, eccetera. Non dargli spazio. Cambia stanza. E fai in modo che anche l'altro figlio cambi stanza, ma non cambiate stanza insieme, altrimenti vi vedrà come alleati. Quello che dovrai fare è lasciarlo da solo con le tue parole. Le tue parole sono: adesso basta. E dentro di te c'è un non è più accettabile questo comportamento. Tu questo glielo dici con: adesso basta. Bene, fammi sapere com'è andata e io ti auguro in bocca al lupo. Ciao!